questa regola, perché noi come Movimento 5 Stelle siamo un po' dappertutto forza di minoranza e quindi non riusciremmo a cambiare le regole, ma certamente ad alzare il velo su situazioni che non sono affatto chiare o là dove sono chiare non vengono assolutamente gestite come si dovrebbe, credo che sia il nostro ruolo farlo, e quindi il motivo per cui siamo qui oggi. Prego, non so chi vuole... Inizio io? Va bene. Sì, grazie a tutti, grazie a Gianluca. Io sono Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia e diciamo che di queste problematiche mi sto ormai occupando da circa un anno, da quando alcuni negozianti che hanno appunto degli esercizi all'interno dei centri commerciali ci hanno segnalato alcune cose riguardo i contratti che vengono stipulati all'interno di questi negozi. Noi abbiamo preparato anche delle slide per cercare di farvi capire di cosa stiamo parlando. Innanzitutto parliamo dei contratti che vengono appunto stipulati nei centri commerciali. Di solito i negozianti hanno due tipologie di contratti che possono firmare con le proprietà dei centri commerciali. O i classici contratti di locazione commerciale, oppure i contratti di affitto di ramo d'azienda. Per quanto riguarda i contratti di locazione commerciale, sono i contratti che probabilmente molti commercianti conoscono, perché sono i soliti contratti che si firmano nei casi di negozi di vicinato, ovvero nei centri storici dei nostri paesi. Prevedono alcuni vantaggi anche per i negozianti, a partire dalla durata, che non può essere mai inferiore ai 6 anni. Quasi sempre poi c'è il rinnovo automatico previsto, quindi stiamo parlando di 12 anni di fatto di contratto. C'è un'indennità per la perdita di avviamento e ci sono anche dei diritti di prelazione, qualora la proprietà volesse anche vendere gli immobili. Tutto ciò invece non è previsto per i contratti di affitto di ramo d'azienda. Questi sono i contratti che generalmente, non sempre, ma generalmente vengono fatti firmare all'interno o dei centri commerciali o degli outlet, i cosiddetti outlet village che conosciamo sparsi un po' per tutta Italia. A differenza dei contratti di locazione commerciale, la loro durata è molto più breve, si ha una media di 5 anni, non c'è appunto assicurato alcun rinnovo, i negozianti si devono accollare di tutte le spese e, diciamo così, possono usufruire di quelli che sono i servizi comuni previsti dai centri o dagli outlet, ma che comunque ovviamente devono pagare. Noi abbiamo cercato di fare chiarezza su queste tipologie contrattuali, siamo partiti anche da quello che dice la nostra giurisprudenza, come si suol dire, ovvero quali sono le sentenze dei tribunali e come si sono espressi laddove i commercianti, diciamo, abbiano voluto impugnare questo tipo di contratti. Noi abbiamo una sentenza della Corte d'Appello di Lecce dove di fatto sosterrebbe che sia possibile affittare un ramo d'azienda all'interno dei centri commerciali. Perché? Perché di solito i proprietari dei centri non permettono ai singoli negozianti di fare, tra virgolette, quello che vogliono, ovvero si devono comunque mantenere a determinate regole e quindi sulla base di questo stabiliscono che sia possibile avere dei contratti di affitto di ramo d'azienda. Invece altre sentenze, però questa volta della Cassazione e quindi diciamo di un livello anche superiore rispetto alla Corte d'Appello, sostengono che per avere un o sì, per poterlo dichiarare ramo d'azienda ci devono essere determinati criteri. Ci sono ovviamente diciamo l'azienda deve essere già idonea per essere portata avanti poi dal subentrante, quindi vuol dire che stiamo parlando già di un'azienda in qualche modo avviata, in questo caso dovrebbe essere un'azienda commerciale, perché se chi subentra fa commercio al dettaglio ci dovremmo trovare di fronte già a un'azienda commerciale e questa azienda dovrebbe essere anche svolta in maniera autonoma. Questo ci dice la Corte di Cassazione. Ovviamente tutto ciò
diciamo, diventa abbastanza singolare, soprattutto nei casi, noi qui abbiamo anche i signori Nadale con noi, Saldarini, che poi ci potranno spiegare nel dettaglio cosa avviene all'interno dei centri commerciali, nei casi in cui questi centri nascono e quindi vengono aperti per la prima volta. Si arriva da situazioni in cui ovviamente non c'è alcuna attività commerciale, eppure anche in quel caso si parla di subentro e di affitto di ramo d'azienda. Ed è una cosa molto molto singolare. Noi abbiamo voluto anche vedere quali sono le conseguenze per i lavoratori che devono ovviamente che vengono assunti per lavorare nei negozi dei centri commerciali, per capire cosa succede loro alla fine dei contratti. In realtà, se noi ammettiamo che siamo di fronte a dei regolari affitti di ramo d'azienda, noi dovremmo anche sottostare a quello che è il codice civile italiano e così come ha avuto modo di sostenere e affermare anche il Ministero del Lavoro a seguito di un'interrogazione parlamentare che come Movimento 5 Stelle, grazie al deputato Cominardi che parlerà sicuramente dopo di me, il Ministero del Lavoro stesso ha affermato che deve trovare applicazione l'articolo 2112 del Codice Civile, ovvero anche nel caso della cosiddetta retrocessione, ovvero anche quando un negoziante ha avuto un contratto per 3, 4, 5 anni all'interno del centro e si vede costretto in qualche modo a restituire quel ramo alla proprietà. Ebbene, in quel caso i lavoratori, invece di essere licenziati, devono essere riassorbiti dal centro commerciale o dall'outlet, cosa che di fatto non avviene mai. E questo ovviamente non lo diciamo noi, lo dice il Codice Civile e di fatto l'ha confermato anche il Ministero del Lavoro pochi giorni fa. Infatti l'articolo 2112 ha proprio come titolo il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda e appunto sottolinea che in caso di trasferimento il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano e quindi non sarebbe previsto il licenziamento nel loro caso. Questo ovviamente viene quasi sempre disatteso, c'è anche, come vi dicevo prima, giurisprudenza consolidata e la quale ritiene che in caso di restituzione dell'azienda anche la scadenza dell'affitto si abbia una seconda cessione e quindi l'originario cedente assume di fatto gli obblighi di mantenimento dell'occupazione derivanti sempre dall'articolo 2112 anche con riferimento ai lavoratori assunti dall'affittuario. Quindi, come detto, secondo anche la nostra giurisprudenza e quindi secondo anche la Cassazione non sarebbero previsti i licenziamenti. Noi ovviamente siamo anche qui perché vogliamo una volta per tutte fare chiarezza, fare in modo che sia evidente che i centri commerciali o gli outlet in questione devono decidere se quelli che fanno stipulare ai loro negozianti sono contratti di locazione commerciale e quindi hanno tutta una serie anche di vantaggi per i negozianti e non solo per loro, oppure se vogliono continuare a stipulare contratti di affitto di ramo d'azienda devono attenersi a quelle che sono le leggi italiane e del codice civile. Ovviamente, come detto, noi abbiamo voluto evidenziare tutte queste problematiche anche perché ogni volta, come abbiamo detto, gli operatori, diciamo, i commessi e anche gli store manager dei negozi sono stati licenziati. Ogni volta che c'è un licenziamento ci sono degli ammortizzatori sociali che vengono ovviamente diciamo affidati anche a questi lavoratori, ci sono delle spese che lo Stato sta sostenendo, l'INPS anche ne viene coinvolta e quindi noi ci vorremmo anche chiedere tutte queste cose qui, quanto ci stanno costando, cosa che poi con l'interrogazione poi ovviamente Claudio ce ne parlerà,
Abbiamo cercato anche di chiedere direttamente al Ministero del Lavoro e poi vedremo come è andata a finire. Io intanto ovviamente vi ringrazio, poi se ci sono domande chiaramente siamo qui a disposizione e lascerei la parola a Francesco Saldarini che entrerà più nel dettaglio sulle problematiche che sta avendo lui come imprenditore avendo appunto firmato qualche contratto di questo tipo. Francesco, arrivo. Arrivo subito. Arriva. Sì, eccoci qua. Buongiorno, mi chiamo Francesco Saldarini, sono titolare di un'azienda tessile che produce accessori e che da circa 20 anni opera nel settore della vendita al dettaglio nei centri commerciali outlet. Siamo stati fra i primi d'Italia ad aprire, se non vale Scrivia, una delle prime 29 aziende e con ciò abbiamo visto la trasformazione e la crescita di quello che ai tempi è un settore alternativo osteggiato dalla politica e dalle associazioni di commercianti soprattutto e che oggi invece è diventato un settore che fa gola a molti investitori e chiaramente tutti gli interessi che ci girano attorno. La prendo molto alla lunga, parto dagli albori quindi, dalla nostra esperienza a Fidenza, che poi in realtà è quella che oggi ci porta a essere qua a parlare della questione. E, ho preparato una piccola presentazione partendo proprio dal taglio del nastro che c'è stato a novembre dello scorso anno, del 2016, per l'ampliamento di questo centro commerciale che è uno dei più rinomati nel settore in Italia, assieme ad un paio di altri centri commerciali per qualità e per numero di visitatori. E l'inaugurazione, come vedete, è stata fatta da 5 persone che in realtà con l'outlet non hanno nulla a che vedere. Sono tutti politici della regione, della provincia, il presidente, il sindaco, piuttosto che l'assessore alla mobilità di Parma, e che chiaramente hanno un grosso interesse a supportare questo tipo di iniziative che poi vedremo come sono, a mio sommesso avviso, non dico degenerate, ma mutate nel tempo in quanto ad obiettivi e a riflessi sul territorio. Allora. Oh signore, vabbè, qua si è bloccato. se mi date un secondo. È il bello della diretta. Sì, niente, io direi, scusate un secondo. Allora, io darei la parola all'onorevole Cominardi che ha fatto l'interrogazione parlamentare che poi è il vero motivo per cui siamo qua oggi. Quello che Sergo ha descritto prima chiaramente è l'utilizzo dei contratti e il modo in cui operano questi centri commerciali. Diventa interessante poi capire come mai utilizzano questi contratti ed è la parte che vorrei illustrare sommariamente e in questa sede però ci siamo trovati per discutere dei riflessi e degli impatti che ha sulla comunità dei lavoratori oltre che chiaramente delle aziende esercenti, perché l'utilizzo di questi contratti affitto ramo azienda, come abbiamo detto, ha delle ripercussioni negative gravissime sui lavoratori e di riflesso anche sulle casse previdenziali dell'INPS. Lascerei la parola al... Sì. Allora, Claudio Cominardi, membro di Commissione Lavoro. In effetti qualche giorno fa ho presentato un'interrogazione in commissione, quindi vuol dire con una risposta immediata e diretta da un rappresentante del governo, al quale appunto sottoponevamo tutte quelle questioni di cui stiamo trattando quest'oggi. E tra quelle principali, proprio di competenza nella commissione nella quale insomma, opero tutti i giorni, c'era appunto la questione dei lavoratori, perché questi lavoratori devono essere insomma, licenziati, però questo passaggio avviene ovviamente con dei costi per l'Istituto Previdenziale Italiano, perché quello che ci interessava sapere a noi, da un lato, l'entità di questi costi, giusto anche per poi prendere le iniziative politiche di un certo tipo e fare dei ragionamenti, e farci dei ragionamenti, e poi se effettivamente queste tipologie contrattuali che attengono appunto alla cessione dei rami d'azienda per quanto riguarda i centri commerciali, in particolare degli outlet, sono a norma o no a norma di legge.
è già stato detto precedentemente, oltre ad alcune sentenze, il Ministero stesso ci ha dato ragione. Ci dice che dobbiamo fare riferimento al 2112 del Codice Civile, che regolamenta queste attività. Una cosa che, devo dire, fa onore all'imprenditore Saldarini è che lui per i lavoratori, diciamo, si è sacrificato, perché questo poi è quello che si evince dalle premesse dell'interrogazione che è stata depositata, che ha deciso di effettivamente licenziare i propri dipendenti, anche se l'avrebbe dovuto fare il centro commerciale, e concordando, diciamo, con loro di farsi denunciare per il licenziamento illegittimo, proprio perché lui era convinto che questa cosa non era corretta, e attraverso questa, poi magari ce lo spiegherà meglio lui, attraverso questa modalità almeno si poteva arrivare in tribunale ed avere quantomeno una verità tramite una sentenza, tramite la giustizia, ed è quello che ha fatto lui, ovviamente mettendosi in prima persona e rischiando di proprio per far sì che determinati diritti vengano eseguiti sia da parte degli imprenditori come lui e sia da parte dei lavoratori che hanno lavorato per lui. E quindi secondo me questo è un gesto di coraggio che in Italia ho visto pochissime volte, e quindi colgo l'occasione per fargli i complimenti. Ecco, il fatto di aver avuto il Ministero, tra virgolette, dalla nostra, seguire quelle che sono state appunto le nostre tesi sull'illegittimità di queste tipologie di contratti, ci dà da un lato fiducia, però adesso dobbiamo capire effettivamente come ci si può muovere, se ha senso intervenire a livello normativo per portare ulteriore chiarezza, ma pare che non ci sia necessità perché c'è anche una questione di sentenza, più che altro bisogna trovare gli strumenti ideali affinché tutto ciò non si possa ripetere, e per sanare tutte le questioni di cui oggi, insomma, affliggono tanti imprenditori come lo stesso Saldarini. Ecco, questo è l'auspicio, quello di riuscire ad avere un fine. Ecco, ci siamo. Scusate, intervengo un attimo a gamba tesa perché in streaming continuano ad aggiungersi nuovi spettatori. E quindi riassumiamo, siamo qui per denunciare un uso illegittimo, improprio, irregolare di certe tipologie di contratti al posto di altre. Cioè i centri commerciali, gli outlet stanno usando dei contratti di cessione di ramo d'azienda, non lo dovrebbero fare, dovrebbero utilizzare la locazione commerciale. Questo lo fanno perché gli comporta tutta una serie di vantaggi che adesso l'imprenditore ci spiegherà, quindi il motivo della nostra presenza qui è denunciare un utilizzo illegittimo, contratti scritti in maniera vessatoria, con una serie di clausole che costringono gli imprenditori, i negozianti in buona sostanza, a tutta una serie di penalità che non sono assolutamente regolari. E questo porta danni miliardari, adesso sentiremo i dettagli, danni miliardari all'INPS e all'Agenzia delle Entrate. Quindi non stiamo parlando semplicemente solo di un caso isolato, siamo qui a Parma, ma la cosa succede in tutta Italia, e ribadiamo, ci sono danni miliardari su INPS e Agenzia delle Entrate. Quindi prego, riprendiamo pure. Perfetto, allora riprendiamo da dove tutto è nato. A Fidenza nel 1999 una cooperativa, Unieco, una delle più importanti cooperative di costruzioni, propose al comune un piano di trasformazione del territorio per convertire aree agricole in un nuovo mega complesso di centri commerciali. Le proposte erano quelle stesse che oggi le medesime amministrazioni cercano di contrabbandare ai propri concittadini, cioè creare prosperità, opportunità di lavoro, di sviluppo, con prospettive di crescita e carriera che poi vedremo in realtà non vengono mantenute. Io oggi ho portato due esempi, sono la cooperativa Unieco che ha costruito tantissimi centri commerciali e la Castelnovese, altra cooperativa storica in Toscana, socia di Unieco in determinate iniziative come per esempio la costruzione dell'outlet di Città Sant'Angelo di Pescara, credito insolvente di Banca Etruria, ma questo non importa. Tornando a Fidenza, il comune propagandava sulla propria pagina istituzionale che questi investimenti che avrebbero portato sul territorio erano da capogiro per Fidenza, poiché Fidenza Village e lo Shopping Park significano per il comune di Fidenza
20 milioni di euro e dicevano che il loro impegno era quello di dialogare con le aziende che si insegnano, che si insediano qui, fra cui il sottoscritto chiaramente, perché ognuno dia il proprio contributo al mantenimento di questa situazione a partire da qualità del lavoro, ripeto, e dal tipo di insediamento e responsabilità sociale che ognuno deve avere in questo tipo di investimenti, che sacrificano una parte importante di territorio rurale che era chiaramente il cuore pulsante della nostra economia, della nostra tradizione, per proiettarla nel futuro. Un futuro che però, come abbiamo visto di recente, è traballante. Cooperativa Unieco, la COP7, per non parlare Cooperativa Vittorio locale, però sono dei dilettanti in confronto perché sono molto più piccole, le prime due che ho citato, sono fallite, in liquidazione, 1 miliardo di debiti, dipendenti licenziati immediatamente senza nessuna tutela, prestito sociale dei loro soci andati in fumo e quindi decine di famiglie mandate in crisi dopo un'intera vita di lavoro. E soltanto nel 2009 c'era Romano Prodi che faceva i complimenti dei veci all'assemblea dei soci di Unieco, Pierluigi Bersani o Giuseppe Mussari, numero uno Monte dei Paschi, in videoconference si complimentavano con l'amministrazione e l'odierno ministro Poletti, che allora era presidente di LegaCoop nazionale, consegnava, ascoltate bene, il premio per i bilanci sociali e contabili ad Unieco, 2012, 5 anni fa, non era una vita fa. Bene, Fidenza nel 98 era questa, poi man mano hanno distrutto quello che era l'ambiente naturale, l'agricoltura, il parmigiano, l'agricoltura, chiaramente la trasformazione di tutti i prodotti legati alla terra, per sacrificarli al futuro che queste cooperative dovevano costruire. 2013 ci troviamo questo mega complesso, i 20 milioni di opere Fidenza avuti, effettivamente sono i parcheggi all'uso privato dei centri commerciali e le rotonde. Il centro storico si è disgregato totalmente, i vecchi negozianti hanno dovuto chiudere uno dopo l'altro, falcidiati chiaramente dalla concorrenza di questi enormi centri commerciali, e abbiamo creato uno stuolo di lavoratori precari a 1000 euro al mese o poco più, che sì, va bene, d'accordo, lavorano in questi centri commerciali, però come vedremo senza nessun tipo di garanzia. E questo in perfetta violazione di quello che era il patto sociale che l'amministrazione fidentina aveva fatto con i propri concittadini. Che è Unieco? Unieco ha rapporti d'affari con Lorenzo Rosi, che è stato presidente della Castelnovese e poi è stato vicepresidente di Banca Etruria prima che arrivasse a Papà Boschi. Unieco è socia anche della Pescara Outlet, che su 80 milioni di finanziamento ha restituito soltanto una prima rata. Banca Etruria partecipa anche in società Toscana Ambiente e in SEI, che sono le due cooperative che gestiscono gli rifiuti nella Toscana. Altro argomento che il Movimento 5 Stelle conosce bene, perché grazie ad un esposto fatto nel 2015 è stato emerso grazie a un'indagine della Corte dei Conti e Guardia di Finanza, che l'appalto da 3,5 miliardi che questa cooperativa si era aggiudicata, ripeto, riconducibile ad Unieco del Fidenza Village, era stato aggiudicato con la corruzione e con tangenti. Dopodiché, chiaramente, sullo sfondo c'è il vecchio business degli outlet, vecchio perché ormai è assolutamente rodato, vedremo il sistema come funziona. Fra i creditori a mio titolo esemplificativo dell'outlet di Pescara, cioè MPS, e fra i creditori dell'insolvente Unieco c'è Banca Etruria, c'è la Popolare di Vicenza, c'è la Carige e mi sembra di capire da uomo della strada che siano tutte state interessate e attenzionate per problemi legati alla loro gestione. Ho appreso dalla stampa, dopo che mi ero rivolto alle istituzioni, che in realtà anche parenti o comunque soggetti legati da conoscenza o rapporti di lavoro con i nostri governanti hanno un interesse negli outlet. E forse questo è stato il mio errore più grande, la mia ingenuità più grande, cioè rivolgermi a persone che chiaramente avevano un grosso conflitto di interesse, non lo dico io ma lo dice la stampa plurima che è stata pubblicata circa un annetto o due dopo che avevo riferito al legislatore questa situazione che oggi abbiamo un pochino introdotto e che adesso dettaglieremo ancora di più, sperando che ci fosse un intervento
soggetti, dagli enti preposti ai controlli, per ristabilire un equilibrio nel modo in cui la partita viene giocata. Le leggi ci sono, come abbiamo detto, e la questione è farle applicare e farle rispettare. Unieco, abbiamo visto, ha chiuso e 600 milioni di debiti. Questo è il futuro e la responsabilità che grava sull'amministrazione di Fidenza, perché il progetto di sviluppo di Unieco non è ancora concluso in realtà. Quindi verrà sacrificato ancora più territorio e motivo per cui io reputo essere presente oggi a questa conferenza stampa è per sollecitare l'amministrazione fidentina a far sì che vengano rispettati quelli che sono assolutamente i diritti e gli interessi della propria comunità, dei propri lavoratori, perché i lavoratori del centro commerciale gravitano soprattutto in quest'area, non dico regione, ma in quest'area, in questa provincia. Ebbene, a Fidenza veniamo al punto. Per affittare le proprie unità immobiliari, che sono tutti classificate come esercizi di vicinato, ovvero per negozi per i quali non è richiesto alcun tipo di licenza a seguito della liberalizzazione cosiddetta Bersani, il centro commerciale impiega dei contratti di affitto di ramo d'azienda. Questo viene fatto da circa 1000 centri commerciali che operano sul territorio nazionale, in cui lavorano 320.000 lavoratori. La fonte non è mia, bensì è quella del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. Quindi sono loro stessi a dire l'importanza sociale che il loro operato riveste. Quasi tutti utilizzano ramo d'azienda. Perché? Ramo d'azienda, intanto, come ha detto Sergo, per eludere le normative obbligatorie riservate agli affittuari, a tutela degli affittuari, dalla legge sull'allocazione, legge 392 del 78. Non vi annoio spiegando quali sono le tutele, comunque la durata senz'altro, rinnovo il diritto a che vengano rimborsate le migliorie fatte ai locali, piuttosto le indennità e buona uscita nel momento in cui il centro commerciale o locatore, permettetemi, non rinnovasse l'affitto. Queste sono le diciamo normative che in primis, in prima battuta, vengono eluse, quelle che garantiscono gli affittuari. Poi in realtà ci sono degli altri grossissimi interessi da parte di questi investitori di tipo fiscale, perché contrabbandando il loro complesso immobiliare come, o la propria azienda, società immobiliare come azienda commerciale, ovvero l'immobile come strumentale un'azienda commerciale, possono avere uno sgravio del 95% sulle plusvalenze in caso di vendita dell'immobile diretta, articolo 87 testo unico imposte. Possono difendersi meglio nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate, come è avvenuto in un outlet famoso in Lombardia, contestasse operazioni di fusione e cessione delle quote della società immobiliare con evasione dell'imposta Bersani Visco. E di riflesso, però, non è una considerazione da poco, non essendo, non qualificandosi come azienda immobiliare, come società immobiliare, non soggiacciono alla normativa sulle società di comodo in perdita sistemica, sistematica, che prevederebbe una tassazione fissa, forfettaria, sul valore dell'immobile. Ebbene, cos'è un vero ramo d'azienda? La Cassazione ha chiarito tantissime volte, la normativa europea altrettanto, e nella prassi è riconosciuto da tutti che un ramo d'azienda, per essere tale, per essere lecitamente affittato o ceduto, deve consistere in un complesso di beni, competenze e strutture o attrezzature autonomo che, organizzato fra loro, permettano immediatamente lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Va da sé chiaramente che se il centro commerciale, qua faccio un esempio in fotografie, ti affitta un ramo d'azienda, questa è la galleria IKEA di Chiare a Villesse. IKEA in Italia sta aprendo nuove gallerie commerciali, questa è una delle prime che hanno aperto 2-3 anni fa. Consegnano un capannone a rustico, senza aria condizionata, senza impianto, senza pavimento, senza vetrine, senza insegna, senza merce, senza dipendenti ovviamente. Devono spiegarmi come fa a essere qualificato ramo azienda. A destra vedete invece, dopo che il negoziante esercente ha investito decine di migliaia di euro, la signora Nadal è venuta a tenerci compagnia, il negozio chiaramente è stato aperto grazie agli investimenti fatti dall'esercente. Ora,
io avevo studiato legge per le mie piccole reminiscenze e mi dicevano che se l'oggetto di un contratto, cioè l'esercizio di un'attività commerciale, è impossibile al momento della stipulazione del contratto e soprattutto è impossibile in maniera insanabile, beh, quel contratto è viziato una nullità. E effettivamente, guardando il verbale di consegna, Fidenza piuttosto che la galleria IKEA, i centri commerciali si limitano a consegnare all'affittuario le chiavi dell'unità immobiliare. Quindi il verbale di consegna alla nuova azienda si riconduce alla consegna, ad esempio al Fashion District di Bagnolo San Vito, di Valmontone, alla consegna della vetrina, impianto elettrico di base, che non vuol dire, vuol dire l'allacciamento del contatore, impianto di riscaldamento, la porta del magazzino, che poi in realtà non ce l'avevano neppure consegnata, il locale bagno, le finestre sul retro col vetro antisfondamento e la predisposizione impianto telefonico. Beh, io qua non vedo né dipendenti, né know-how, né alcun tipo di organizzazione tale da permettere un ramo d'azienda. La Guardia di Finanza e la Procura di recente hanno attenzionato appunto l'IKEA di Villesse e il sostituto procuratore ha detto che i contratti che vengono fatti sottoscrivere, oserei dire imposti agli affittuari da IKEA, sono contratti capestro che volutamente sono qualificate come affitto di ramo d'azienda, ma tuttavia si tratta in realtà di contratto di locazione, cioè quello che abbiamo cercato adesso di spiegare e motivare. Per quanto sopra motivato, sia del parere del contratto di interpretazione sia connotato una falsa qualificazione giuridica e che chiaramente l'affittuario abbia diritto a chiederne l'annullamento. Sì, grazie, perfetto. Prima è stato obbligato a firmare un contratto capestro perché altrimenti lì non entri e poi dopo danno la beffa, sì, c'è il rimedio giurisdizionale, però insomma pagati tu gli avvocati, fra 5 anni magari avrai ragione. Di stesso avviso è stato il Tribunale di Bologna che ha parlato di contratti in frode alla legge, laddove l'elenco dei beni costituiti il ramo d'azienda e soprattutto la lettura complessiva e clausole contrattuali emerge chiaramente l'insussistenza di alcun ramo d'azienda e quindi va dichiarata la nullità del contratto per cui è causa. Bene, passiamo oltre. Facciamo finta che effettivamente siano rami d'azienda, i centri commerciali ce lo dicono, anzi in realtà quando chiamati in giudizio dagli affittuari che chiedono la riqualificazione o l'accertamento della reale natura contrattuale, i centri commerciali dicono noi affittiamo veri rami d'azienda, perché diamo servizi, diamo licenze, diamo know-how, diamo visibilità e il solo fatto di essere presenti nel nostro centro commerciale ti dà fantastiche possibilità di vendita. Bene, allora in questo caso si deve applicare la tutela dei lavoratori, l'articolo 2112 che discende dalla normativa europea, che dice che ogni qualvolta c'è un passaggio nella gestione a ramo azienda, quindi che io te lo affitti, te lo venda o te lo retroceda, per cui io l'ho gestito per 10 anni e poi te lo restituisco a ramo azienda, i lavoratori che gli prestano opera proseguono la propria prestazione lavorativa con il cessionario, cioè chi subentra la gestione del ramo d'azienda. Quindi è evidente che quando io restituisco il ramo d'azienda, il centro commerciale ope legis, così ci conferma, grazie all'interrogazione fatta onorevole Cuminardi, così ci conferma il Ministero del Lavoro, attenzione, per vece anche del Ministero di Giustizia a cui era indirizzata l'interrogazione, ci dice che ope legis, quindi per effetto necessario di legge, i contratti di lavoro devono continuare. La Cassazione, anche adesso non la ripeto, plurime volte lo ha affermato, ci sono un paio di esempi qua che avevo citato. Beh, in realtà questi signori hanno inventato un nuovo sistema che abbiamo chiamato in maniera quasi simpatica, sistema outlet, per non farsi carico ai lavoratori. E se vorrete divertirvi, cercate Harvard University, Fidenza Village, Scott Malkin su Google e troverete un bellissimo trattato dove si elogia la creatività di questo imprenditore americano, la cui famiglia proprietaria di 3 milioni di metri quadri di immobili commerciali a New York, nonché dell'Empire State Building, quindi fa tutto tranne che il commerciante, chiaramente. E bene, l'Università di Harvard elogia la sua creatività perché ha inventato un sistema contrattuale per eludere la disciplina europea sulla locazione commerciale, virgolette. Ora, ce la stiamo raccontando che cosa? Il nostro governo è stato portato a conoscenza di queste cose e i lavoratori ne pagano le conseguenze e le casse salariali pure, nessuno interviene. Perché? Continuiamo la trattazione perché veramente queste cose mi sono incomprensibili, non riesco a capire il perché questo possa succedere in un paese come il nostro.
Bene, vi mostro alcune clausole. Fidenza Village, alla data di scadenza o risoluzione anticipata del presente contratto, per qualsiasi causa o motivo, quindi anche quando ti butto fuori io, il ramo d'azienda deve essere consegnato a Fidenza Village senza personale né dipendenti né consulenti. Franciacorta Outlet, alla scadenza, ovvero alla data di risoluzione anticipata, per qualsiasi causa o motivo, l'affittuario dovrà riconsegnare tutta la documentazione attestante definitiva e revocabile a risoluzione ogni rapporto di lavoro. Valmontone Outlet, alla scadenza del presente contratto, per qualsiasi motivo bla bla bla, nel seguito anche cessazione del contratto, l'affittuario si impegna fin d'ora a restituire all'outlet o ai suoi eventi cause il ramo d'azienda e pertanto senza la sussistenza di alcun rapporto di lavoro. Outlet di Mantova, stessa minestra. Bene, abbiamo chiarito che tre sentenze, non l'abbiamo ancora detto però, sono pubbliche, tre sentenze del Tribunale di Parma hanno già accertato, dichiarato la nullità e l'illegittimità delle clausole con cui il centro di Fidenza richiede e impone agli affittuari licenziamenti illeciti. C'è stata risposta parlamentare, il Ministero del Lavoro, autorità più alta di questa, che non potrebbe esserci, e Fidenza tutt'oggi continua a rifiutare i lavoratori del ramo d'azienda che ci hanno, non dico portato via, ma che si sono ripresi. E qua dicono che non proseguiranno l'esercizio di alcuna attività imprenditoriale e pertanto non sono tenuti a sottostare alla disciplina dell'articolo 2112. Ma ci stanno dicendo che Fidenza Village chiude? Non capisco. Io ho restituito un ramo d'azienda a una società che ha 130 rami d'azienda, nello stesso immobile. Quindi il mio ramo d'azienda si è ricongiunto con l'azienda Fidenza Village. E perché rifiutano i miei lavoratori allora? Ma di più, il Ministero del Lavoro, Ministro Poletti, lei stesso per voce del suo vice sottosegretario ha detto che la prassi di rifiutare i lavoratori è illegittima. Perché non intervenite d'ufficio? Perché non intervenite d'imperio sapendo che anche la Deutsche Bank, che non credo siano commercianti, proprietaria dell'auto di Valmontone, si comporta allo stesso modo e rifiuta altri 5 lavoratori? Questa gente viene posta di fatto a carico collettività perché gli outlet non stanno pagando i contributi. E ripeto, ope legis, citando la risposta interrogazione parlamentare, sono loro i datori di lavoro. Perché nessuno va a verificare queste omissioni contributive? Perché si lasciano 11 famiglie, nel nostro piccolissimo caso, a casa in difficoltà? A Fidenza c'è una madre single, c'è un'altra dipendente che è unico reddito di famiglia col marito gravemente malato. E la cosa paradossale è che non essendoci stato licenziamento non possono neppure iscriversi alla mobilità. Cornute mazziate loro, cornute mazziate l'INPS perché deve erogare o dovrebbe erogare il sussidio di mobilità così come è stato fatto per i 10 anni pregressi prima venisse scoperchiato il vaso di Pandora in questa sede e in più non ci sono versamenti contributivi. Proseguiamo oltre, l'interpellanza parlamentare risponde che in caso di licenziamento illegittimo ti metto dal cedente, cioè dal negoziante che restituisce il centro commerciale, unicamente sul fatto del trasferimento della ramo d'azienda, deve riconoscersi la nullità del recesso per violazione norma imperativa. E chiaramente sta dicendo che l'acqua è liquida. La responsabilità è prevista in questo caso, la responsabilità solidale anche per i crediti che il lavoratore aveva nei confronti dell'azienda, quindi TFR piuttosto che trattamenti o stipendi non ancora pagati. Ma allora mi chiedo, se questa è la legge, peraltro, ripeto, che recepisce normativa superiore europea, come mai il Ministero del Lavoro omologa nei fatti migliaia di licenziamenti illegittimi ogni volta che sottoscrive un accordo di cassa integrazione guadagni in deroga con gruppi che operano nei centri commerciali? Ne abbiamo trovati su Google una trentina per circa 1000 lavoratori. Ma in 10 minuti, e vi ho posto come esempio la 60 Retail che lavorava, aveva 4 lavori a Fidenza Village, ramo d'azienda, aveva lavoratori a Città Sant'Angelo con le Pescara Outlet di Banca Etruria, Unieco, e riconducibile alle nostre famiglie Boschi e Renzi Senior, Reggello, Outlet, Valmontone, quello della Deutsche Bank Real Estate. Beh, il Ministro del Lavoro ha omologato questi licenziamenti, anziché dire voi centri commerciali dovete farvi carico di questi lavoratori proseguendo nel rapporto datoriale, no, li ha scaricati a carico della collettività dando in cassa integrazione guadagni. Io sono allibito, chiedo scusa, ma non riesco a capire. Eppure la questione è uscita anche sui
maggiori media sulla stampa lo scorso anno, Libero parla, quantificato, un fatto di calcoli, un danno per il solo INPS di 7 miliardi di euro, chiaramente non annuali, ma riferiti al periodo di recuperabilità del danno che questa truffa, passatemi il termine, improprio, ripeto improprio, che viene posta in essere dalla più parte dei centri commerciali, causa al tessuto sociale, economico, imprenditoriale del paese, ma anche di riflesso all'erario e alle casse previdenziali. Perché è evidente che se io, centro commerciale, impongo una clausola in un contratto fra privati, dove mi arrogo la facoltà di non farmi carico di quello che per me sarebbe un onere, cioè prosecuzione del rapporto datoriale, beh, quello è il mio beneficio. E io reputo sommessamente, da uomo della strada, che questa sia una truffa ai danni dello Stato. Io la chiamo così perché sono una persona incolta e letterata giuridicamente. Per me è una truffa ai danni dello Stato e nessuno fa nulla, benché tutti sappiano oggi. Bene, l'INPS di Parma e l'INPS di Brescia, direzioni provinciali, periferiche, si erano costituite contro Franciacorta Outlet e contro Fidenza Village e avevano sostenuto il proprio danno e si erano riservati di chiedere la ripetizione di danni causati all'istituto previdenziale in conseguenza di licenziamenti illegittimi. Cosa è successo dopo? L'interpellanza parlamentare oggi ci conferma che l'INPS giustamente, ex articolo 105, quindi la legittimazione attiva per aderire in un contenzioso dove tu hai delle conseguenze indirette, l'INPS, sostiene il Ministero, era correttamente intervenuta lamentando il proprio potenziale danno e quindi chiedendo che fosse accertata la natura di questi contratti capestro. Ma cosa è successo dopo? Beh, l'INPS di Parma, di colpo, io ho scritto al legislatore, persona nostro emerito presidente Renzi, mettendo in coppia il presidente dell'INPS Boeri e mettendo in coppia il ministro del lavoro Poletti, pensavo di far bene, informandoli di una prassi che crea danno al tessuto sociale e alle casse erariali. Beh, di colpo, dopo che io ho scritto questa lettera, di sicuro una coincidenza, quindi non mi permetto nessun commento in merito alle tempistiche, l'INPS di Parma mi ha scritto una bella lettera dicendo che la documentazione a noi fornita e dopo aver esaminato la questione dell'ufficio legale, il direttore è stato costretto a concludere che i profili rimarcati non rientrano in quelli per i quali sussiste potestà di controllo o sanzionatoria dell'istituto. Beh, ma allora hanno fatto due casi temerari, perché prima avevano portato in giudizio Fidenza Villas, nei fatti, non riesco a capire. E il Ministero del Lavoro dice che INPS aveva ben fatto a aderire a questa iniziativa. Come mai si sono tirati indietro, allora mi chiedo? Sono Parma, anche Brescia. Brescia, centro commerciale, prima di giungere a sentenza, se ben ricordo, ha transato con la dipendente Corsini riconoscendogli un indennizzo per il licenziamento illecito e quindi l'azione è andata a morire. Quello che è certo, per quello che mi risulta, è che l'INPS di Brescia poi non abbia azionato una propria azione autonoma come aveva paventato per chiedere il ristoro di petizione dei danni che ha subito 10 anni pregressi dalle centinaia e centinaia di licenziamenti. Tenete conto che in un centro commerciale di quelle dimensioni, 150-170 negozi, è fisiologico che ogni anno chiudono 5, 10, 15 negozi, 6-7 dipendenti ciascuno in media, i conti sono fatti, sono almeno 50, 100, 150 lavoratori posti a carico della collettività per ogni centro commerciale. E in Italia sono quasi 1000 centri commerciali. Beh, forse è ora di intervenire. Altro motivo per cui utilizzano i rami d'azienda. Beh, io sono andato a fare una piccola ricerchina di come sono strutturate queste società, la proprietà dei centri commerciali, e quello che ho trovato per me veramente supera le mie capacità di piccolo imprenditore di provincia della strada, fabbricante di piccoli accessori in moda con la passione per poco lavoro, ma evidentemente non abbastanza smaliziata. Le proprietà della maggior parte di questi centri commerciali è riconducibile a holding ubicate in Lussemburgo, in Olanda, alle Bermuda o in altri paradisi fiscali. Strano, operazioni immobiliari e bisogno di strutture così strane. E allora sono andato a guardare un pochino come funziona. Ho scoperto centinaia di centri commerciali, questo per esempio si vede a sinistra, un placement per l'acquisto di 18 centri commerciali in Italia, una singola operazione. Quello in mezzo è l'acquisto degli outlet di Mantova e di Molfetta, tutto in Lussemburgo. La Scaglia, Brindisi, Molfetta, Carpi, l'outlet di Valdichiana, tutto in Lussemburgo, strano, stranissimo. E allora
vado a scavare un pochino più in profondità e trovo una bellissima perizia, chiaramente riservata e confidenziale, della Cushman & Wakefield per la Goldman Sachs. Sì, ma noi non lo diciamo a nessuno, riservata e confidenziale. Riservata e confidenziale. Non lo diciamo a nessuno. Allora, Cushman & Wakefield spiega al venditore del Francia Court Outlet che l'outlet, il complesso immobiliare, vale 133 milioni di euro. Però, se il complesso immobiliare viene venduto con la cessione delle quote della società immobiliare che lo possiede, fatta in Lussemburgo, beh, allora non si paga l'imposta Bersani-Visco del 4%, motivo per cui si stima che il prezzo potrebbe, in base a queste considerazioni, essere adjusted, aumentato a 138,4 milioni di euro. Cornuti e mazziati, insomma, il venditore vende anche più caro perché non pagano l'imposta Bersani in Italia. Va bene, io quando ho comprato casa mia l'imposta l'ho dovuta pagare, prossima volta vado in Lussemburgo. Va bene, allora a questo punto uno dice, caspita, cerchiamo di capire cosa sta dietro ulteriormente a queste strutture così complesse e create dalle solite società e consulenze internazionali. Vado a vedere i bilanci, comparare il bilancio di Fidenza Village con quello di Franciacorta, di Serravalle, di Fashion District, di Mantova o di Castelguelfo, e mi accorgo che a Fidenza dichiarano al fisco nei bilanci 17 milioni all'anno di costi per servizi. Costi per servizi sono i costi condominiali, quindi la pulizia, la vigilanza, l'illuminazione dei parti comuni, la manutenzione delle aree verdi. Fidenza 104 negozi in quel momento, nel 2013. Castelguelfo ce n'erano 107, Mantova 117. Fidenza dichiara fisco 17 milioni. A Mantova dichiarano 2 milioni e 2. Ma com'è possibile? 15 milioni in più di euro dichiarati. Allora, mi pongo un'ulteriore domanda. I contratti di ramo d'azienda prevedono che le spese per servizi possano essere ripetute integralmente agli affittuari. E allora, perché Fidenza non ripete a buona, regala agli affittuari 74% delle spese ai servizi che dichiara il fisco? Allora andiamo a vedere un pochino. Agli affittuari Fidenza Village nel 2013 ha dato una dichiarazione certificata all'esperto contabile dicendo che le spese per servizi sono state 7,9 milioni di euro. Ottimo. Al fisco hanno dichiarato 17. I 10 milioni di differenza, in realtà, si scopre che in buona parte sono stati fatturati dall'Inghilterra, da una società che poi fa riferimento a delle società nelle isole Bermuda. Vabbè. Per cui, chiaramente, quei 10 milioni di gap probabilmente scontano una tassazione molto inferiore, se non quasi nulla, rispetto a quella italiana. Queste cose noi le abbiamo segnalate e penso, spero che siano in corso accertamenti, perché è tale tanta la differenza rispetto ai competitors, ma anche rispetto a quello che loro stesso certificano agli affittuari, che veramente come comune contribuente mi tirai veramente in imbarazzo se gli uffici preposti non si prendessero la briga di verificare questo tipo di dichiarazioni. Io l'avevo segnalato al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, come ho detto prima, il dottor Poletti, il nostro ministro del lavoro, perito agrario, credo che sia, nonché ex presidente di LegaCoop, e a Tito Boeri. E credendo nelle istituzioni, avevo segnalato la stessa identica cosa, prima ancora, in primissima istanza, al sindaco di Fidenza, ingegner Massari, segnalandogli che Fidenza Village, per di più, adottava un impianto di doppi contratti, di cui uno non registrato nelle forme imposte di legge. Questa cosa poi effettivamente è stata riscontrata a Guardia di Finanza, che l'ha censurata e l'ha contestata a Fidenza Villas, cioè che le pattuizioni che regolano i rapporti con gli affittuari non vengono registrate nelle forme di legge innanzi al notaio, nella più parte dei casi. Mi sarei aspettato delle risposte e oggi sono qua col Movimento 5 Stelle. Però credo in realtà non sia una questione politica, questa è una questione sociale. Perché ogni anno ci chiedono sforzi come imprenditori, come cittadini, per contribuire alla cosa comune col nostro lavoro e con le nostre tassazioni. E poi quando si vedono questi comportamenti, io a questo punto reputo di essere nella posizione di chiedere accertamenti. Poi magari è tutto in regola, però reputo che fosse mio dovere segnalare quello che avevo accertato e quello che noi stavamo subendo
con un comportamento che metteva a rischio 44 famiglie a cui davamo lavoro. Qual è stata la risposta? Beh, oddio, avevo incontrato anche il vice ministro Scalfarotto, perché ero stato invitato in Corea a una presentazione, incontri di imprenditori italiani con controparti coreane. Il vice ministro si era detto assolutamente interessato alla questione, poi però non l'ho più sentito, forse ha avuto ulteriori impegni. Già mi scrisse che effettivamente il passaggio al Ministero del Commercio dello Sviluppo Economico era stato molto complesso, e tutt'oggi, a prescindere dal Movimento 5 Stelle, mi farebbe molto piacere se l'istituzione ci desse una risposta. Le uniche risposte che ho ricevuto in realtà sono due. L'Agenzia delle Entrate mi ha scritto che loro non possono accertare o prendere in considerazione i documenti che gli ho prodotto perché era in corso un procedimento penale ad oggetto degli stessi atti. Ma strano, strano. Il Comune invece mi diceva che la vicenda, cioè il deposito in comune di contratti non registrati, o meglio di contratti che non sono quelli che regolano i rapporti con i cittadini, e le clausole che poi determinavano l'evasione fiscale che è stata accertata dalla Guardia di Finanza, o le clausole legittime con cui vengono imposti i licenziamenti, mi scrivono che non attengono al Comune di Firenze, men che merito per quanto riguarda i profili degli esposti attinenti alla fiscalità giudice del lavoro. E il Comune con ciò si riservava, a tutela della comunità fidentina, di adire le vie legali a fronte di affermazioni improprie. Beh, io la querela non l'ho vista. Alla luce di quello che ci ha risposto il Ministero del Lavoro, alla luce degli accertamenti a Guardia di Finanza, mi farebbe piacere se il sindaco oggi ci dicesse di questa querela che aveva minacciato sull'albo comunale. E bene, non capisco queste risposte per due motivi. Uno, il codice procedura penale prevede un obbligo per qualsiasi pubblico ufficiale di riferire alle autorità competenti, laddove venga messo a conoscenza di possibili comportamenti illeciti, poi sarà chi dovere ad accertare eventualmente sussistenza di reati o meno. E per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, una circolare interna, addirittura, attenzione, in caso di accertamenti che interessino fatti attenzionati anche a magistratura penale, esiste l'indipendenza del procedimento amministrativo tributario rispetto a quello penale, per cui procedete con gli accertamenti. Beh, questa è una circolare dell'Agenzia delle Entrate, non riesco a capire perché l'Agenzia delle Entrate di Parma si sia rifiutata nei fatti di considerare, vagliare, sondare la fondatezza dei documenti che gli abbiamo trasmesso. Beh, la sorte dei nostri lavoratori. Il giudice di primo grado che ha trattato la nostra domanda di riqualificazione del contratto non ha svolto alcun tipo di accertamento e con ciò ha detto: avete firmato, nei fatti, sintetizzo, un contratto fitto ramo azienda, tale è scaduto, per cui rilasciate il ramo d'azienda Fidenza Village. E Fidenza Village oggi però, dopo che è rientrato in possesso del ramo d'azienda, rifiuta i lavoratori. La DTL e l'INPS ne sono informate, oggi anche il Ministro del Lavoro, che sta sopra chiaramente gli organi periferici ispettivi delle direzioni territoriali, parrebbe che non intervengano direttamente per censurare l'ufficio questa situazione assolutamente illegittima. Ci sono 44 famiglie, che quelle della nostra società, sono assolutamente a rischio, perché chiudendoci uno dietro l'altro questi centri commerciali, che in sostanza ti dicono: o ci paghi il doppio d'affitto oppure non ti rinnovo il contratto. A me a Firenze nel 2011 hanno aumentato l'affitto del 317%, da 350 euro a 950, e lo stesso poi hanno chiesto nel 2014, quando io ho detto: no signore, mi spiace ma non ci stiamo più. E mi chiedo, io aspetto le risposte da chi chiaramente è in posizione di dare delle risposte. E soprattutto alla luce di quello che ci dice il Ministero del Lavoro, mi aspetto veramente che tutti gli altri enti e soggetti interessati a questo punto finalmente si interessino alla vicenda e ci spieghino se sono rami d'azienda e quindi se i dipendenti devono essere tutelati, oppure se invece è locazione commerciale, e di riflesso se gli esercenti possono continuare a lavorare dentro quei posti e quindi di nuovo continuare a dar lavoro ai propri dipendenti. Beh, c'è stato un lettore molto simpatico che, commentando un articolo sul Fatto Quotidiano, disse: scrivere a Renzi lamentandosi degli outlet è come scrivere a Riina lamentandosi della mafia. Beh, io non ci sto, mi dispiace. Ancora oggi, stando qua, con la mia testimonianza, spero veramente che le istituzioni
si interessino di questa vicenda e vadano a scavare più a fondo in quello che è un sistema diffuso, diffuso secondo me, di operatività totalmente legittime in danno al tessuto sociale, economico, dei lavoratori e degli imprenditori che, non avendo alcuna certezza sull'orizzonte temporale della propria attività, non investono sul territorio come diversamente farebbero. Vi ringrazio. E ringrazio soprattutto, se vorrete dare parola o dare eco a, questo, a questa denuncia, perché io non credo che l'Italia sia quella di quel lettore che citava Rina. Io credo che sia nostro dovere far sì che tutti sappiano e far sì che venga accertata la reale situazione e che venga chiaramente fatta rispettare la legalità che questo paese deve far rispettare, perché le leggi ci sono. Gianluca, se permetti, io lascerei un attimo la parola ai signori Nadale, che sono stati chiamati in causa. Brevemente, ragazzi. Sì, noi saremo brevissimi. La nostra è un'azienda familiare di Latisana. Intanto, buongiorno a tutti. Di Latisana, in provincia di Udine. Scusa, dobbiamo stringere, sì, abbiamo, sì, la fotocamera che sta proprio morendo. La fotografia del negozio. Avevamo un punto vendita al TR Shopping, un centro commerciale a Villesse di proprietà Inter IKEA Center Group, che è quindi di proprietà IKEA, che non so se tutti sanno è una Onlus. Ok, ma a prescindere da questo, adesso arriverà la fotografia che determina il motivo, ok, perché noi siamo qui. Chiaramente noi ringraziamo anche Saldarini per il lavoro che ha fatto, straordinario. Ringraziamo anche tutta l'equipe del Movimento 5 Stelle, che è veramente importante. La fotografia sulla vostra sinistra denota il punto vendita al grezzo. Così. Ok. Come. Dopo un anno e mezzo di lavoro, una... è qui. Ok. Dopo un anno e mezzo di lavoro, dopo un investimento di oltre 200.000 euro, il punto vendita è arrivato a questo tipo di soluzione qua. Ebbene, noi nel nostro lavoro ci abbiamo sempre messo amore e determinazione, e la nostra famiglia è orientata a questo. Ora, noi chiaramente non possiamo parlare tantissimo di questo punto di vista, perché abbiamo citato a giudizio la Villesse Shopping Center, non si chiama più Villesse Shopping Center, si chiama Villesse Shopping Center e Villesse Shopping Hypermarket. Diciamo che aumentano le società man mano che gli arrivano le varie citazioni. Ma a prescindere da questo, vi volevo raccontare una cosa che mi ha colpito in maniera particolare. Siamo qui per la tutela dei dipendenti. Bene. Insomma, un giorno eravamo tutti presenti in una riunione al centro commerciale Chiari Shopping, nell'area food, cioè nell'area del mangiare, dove ci sono i ristoranti, pizzeria, e la direttrice Boiano, chiaramente mi prendo tutte le responsabilità in causa, la direttrice Boiano comunica a tutti i dipendenti e ai store manager di tutti i punti vendita: se vi permetterete di parlare del centro commerciale Tiare Shopping, ok, io avviserò le aziende per le quali voi lavorate e vi farò licenziare in tronco. Ora, gentile direttrice, no, ma questo è un messaggio che io proprio vorrei, e proprio, ma glielo mando con il cuore, ok, se dovessi incontrarla glielo dico anche personalmente, o ai suoi legali o a chi per essi, faccia una cosa, ma proprio per la comunità del nostro Friuli Venezia Giulia, si dimetta, torni nel suo paese e da dove viene, si dimetta lei, si dimetta la direzione che le ha imposto un messaggio del genere di ricatto verso i nostri lavoratori, verso i nostri giovani, e di omertà. Bene, ho finito, grazie. Ragazzi,
Angela Gianni. Io a livello comunale. Io sono Angela Moruso, capogruppo di minoranza unica del Movimento 5 Stelle qui a Fidenza. E devo dire che quando si vive lontano dalla realtà, dalla gente, e non si conosce o si fa finta di non conoscere i problemi che i piccoli imprenditori e le persone comuni devono giornalmente affrontare per cercare di quadrare i conti, si incappa appunto in queste vicende difficilmente comprensibili. Il nostro sindaco Massari a Fidenza vive un suo mondo virtuale, enfatizza con entusiasmo che il commercio va a gonfie vele e l'apertura appunto dei 20 nuovi negozi di ampliamento del Fidenza Village che ha inaugurato qualche mese fa, che avrebbero creato 150 posti di lavoro, ma non spiega, non motiva, come abbiamo ascoltato oggi, il meccanismo di queste nuove assunzioni e nasconde anche, diciamo, i fatti meno confortanti nel campo dell'economia locale, come la crisi del centro storico che sta vivendo appunto Fidenza. Anche perché non si può che essere soddisfatti della notizia di sviluppo delle attività commerciali produttive in zona outlet. Ma però dall'altra parte resta il fatto e la preoccupazione per la situazione del centro di Fidenza. L'entusiasmo appunto con cui il sindaco Massari enfatizza il saldo di 10 aperture nel centro storico non deve far dimenticare il dato registrato nel novembre scorso e pubblicato sulla stampa locale di 26 negozi chiusi, di cui solo 14 in un'unica via, che è via Berenini. Un saldo quindi ancora fortemente negativo, che hanno dichiarato nel novembre scorso le associazioni di categoria, trova le sue case anche nella concorrenza del polo commerciale San Michele Campania o Village Outlet Village di Fidenza, e noi aggiungiamo anche la nostra preoccupazione per la nuova futura apertura dell'Ipercoop Gigliati. E inoltre c'è anche la difficoltà di accesso al centro storico e un ulteriore punto di debolezza rispetto ai grandi colossi commerciali sorti appunto nelle aree periferiche. Quindi la crisi del centro storico è evidente. È il motivo per cui noi non approviamo per l'espansione di questi nuovi poli commerciali. Il nostro atteggiamento prudenziale e la ricerca di partecipazione, confronto richiesto dalle minoranze politiche e dalle associazioni di categoria, che continuano appunto a richiamare il sindaco, ma il sindaco di Fidenza Massari non ascolta e non accoglie. E niente, concludo dicendo che il Movimento 5 Stelle è nella convinzione, nello spirito collaborativo con i cittadini, e continuerà quindi a lavorare per portare nelle prossime elezioni che si terranno tra 2 anni progetti e idee, eliminando l'introduzione di 150 parcheggi a pagamento da poco adottati da questa amministrazione in prossimità del centro, solo per fare cassa. Un programma per Fidenza creato appunto per tentare di rivitalizzare il centro, che con gli ulteriori esercizi chiusi e le decisioni prese da questa amministrazione si trovano a vivere una difficilissima situazione economica. Il tutto nel nostro programma. Cercheremo di tutelare i lavoratori e le famiglie per una crescita serena della città, che purtroppo sta vivendo i periodi più critici che ci possano essere. Ho concluso. Ok, concludiamo. Siamo nell'ennesimo caso di pessima politica, una politica che sa qual è la situazione ma non interviene. Quindi come minimo incompetente, come minimo inefficace, noi diciamo che molto più facilmente è anche collusa. Siamo nell'ennesimo caso in cui le grandi multinazionali stanno continuando a perpetrare danni e a peggiorare la situazione, perché la situazione non è stabile, la situazione è in peggioramento. Le grandi multinazionali diventano come numero sempre minore, ma come dimensioni sempre maggiore. Il fenomeno dell'elusione fiscale diventa sempre più preponderante, la politica non riesce assolutamente a dare nessun tipo di margine. Abbiamo sentito i nomi di Ikea che è una onlus, in Italia Ikea è una onlus, una cosa che non si può sentire, no? Una cosa incredibile, una società enorme ed è una onlus. Abbiamo sentito Unieco, abbiamo sentito Blackstone. Attenzione, perché INPS, che è una danneggiata da questa situazione, avendo perso miliardi, dovendo erogare i contributi, la cassa integrazione, indennità varie, INPS è indirettamente socia, perché ha quote di Blackstone e quindi è socia anche di diversi centri commerciali.
Quindi siamo in un ennesimo caso in cui le grandi multinazionali, le grandi procedure di elusione fiscale vengono messe in atto in questo paese e la politica assolutamente non riesce a porci freno. Noi come Movimento 5 Stelle, con Cominardi che si è già attivato e come tutta Commissione Attività Produttive, di cui faccio parte anch'io al Senato, continueremo a fare pressione affinché si passi dalle proteste ai fatti. Abbiamo sentito sentenze di tribunali, abbiamo sentito guardie di finanza, la situazione è chiarissima, è illegale, è irregolare, quantomeno moralmente pessima, pessima. Quindi come politica faremo la nostra parte, voi come cittadini ricordatevi quando entrate in un centro commerciale, magari informatevi chi sono i proprietari, come gestiscono i lavoratori. Abbiamo sentito ci sono 300.000 lavoratori che vengono gestiti malissimo, che rischiano di perdere il posto, di trovarsi a casa da un giorno all'altro. Per cui anche voi cittadini fate la vostra parte, non subiamo passivamente la pubblicità, non facciamoci incantare da queste vere e proprie sirene, perché i centri commerciali sono delle vere e proprie sirene, come per Ulisse nel suo viaggio. Non facciamoci incantare, riprendiamoci la scelta dei fornitori. Se noi ci riprendiamo la scelta dei fornitori, queste multinazionali si vedranno il pavimento crollare sotto i piedi. Scegliamo i fornitori migliori. Se ci sono domande. Questo è come in Parlamento, avete già pensato o proposto qualcosa per ovviare questa situazione? E per Angelo Pianto, se hai letto le ultime dichiarazioni che erano uscite sul commercio del sindaco, anche le associazioni di categoria hanno detto che sulle parcheggi, la rotazione, insomma, sono sostanzialmente d'accordo con l'amministrazione. Secondo te come... Le associazioni di categoria hanno dato almeno un input di positività al fatto che comunque questi 150 parcheggi circa che sono stati collocati permettono il 30 minuti di gratuità, quindi un minimo per garantire all'acquirente di andare a fare l'acquisto breve. Diciamo che è un passetto, però sinceramente vediamo già che il centro commerciale nel centro è in crisi, quindi non è la scelta migliore quella che in questo momento ha adottato l'amministrazione per fare cassa, perché comunque poi è una cassa minima, devi rivitalizzare il centro. Sappiamo benissimo che dall'outlet arrivano comunque dei contributi, ma questi non vengono investiti nel modo migliore per la crescita della città, sia a livello decorativo. Non è un bel biglietto da visita. L'evento della settimana prossima, contro voto dell'outlet, lo usano per l'evento che c'è. Sì, lo usano anche per lo yacht, per il centro di informazione e accoglienza turistica. Sono soldi, a mio giudizio, non sono ben investiti. Poi, per carità, la nostra può essere una scelta politica diversa. Però bisogna investire nella città e al beneficio della cittadinanza, perché comunque chi vive la comunità e la città sono le persone. Cioè, devi essere semplice e rendere l'attrazione della città, non come è stato effettivamente pianificato da molti il decentramento dalla città periferica. Va benissimo, però mi porti anche un incentivo, e quando è nato l'outlet doveva portare con quel contributo benessere al centro. A Fidenza per il centro ci passa pochissima gente, questi sono dati. Abbiamo visto nei piani che hanno presentato l'amministrazione dei numeri da capogiro di gente che passa per l'outlet, ma nel centro di Fidenza passasse una minima percentuale, Fidenza avrebbero tutti i negozi aperti nel centro. Purtroppo non c'è riscontro. Quando non c'è riscontro vuol dire che si è falliti. Quindi bisogna cercare di fare qualcosa, di investire, di riprogrammare qualcosa, perché c'è qualcosa che non va. Sarà quello che noi faremo per le prossime amministrative. Ecco, invece, se posso permettermi, parlando di denaro che arriva ed entra nei comuni, per quanto riguarda il comune di Roncadelle, c'è in questo momento Roncadelle e Brescia, dove la Elnos Shopping ha aperto, sempre di proprietà di Inter-Ikea Center Group e sempre di proprietà di Ikea, ha aperto a Roncadelle
insomma, questo centro commerciale spaziale chiamato Enos Shopping. Il comune di Roncadelle, per nome del sindaco di Roncadelle, sta chiamando in causa la Inter IKEA Center Groups, cioè l'Enos Shopping. Perché? Perché per un fattore legato a una potenza, ora io non sono un tecnico, però a un fattore legato a una potenza di luce, ok, sono riusciti a scorporare dal pagamento da dare al comune 500.000. E il sindaco di Roncadelle dice: ma come? Cioè, com'è possibile questo? Che voi avete una categoria di illuminazione che non è mai esistita in Italia, cioè ve la siete creata? E il sindaco di Roncadelle sta portando avanti questa battaglia. Sono soldi che mancano non solo ai comuni, ma mancano alle persone che lavorano proprio a livello della società. Succede questo. Per quanto riguarda, se io lavorassi in comune, cosa che invece siamo dei semplici e piccolissimi imprenditori, se io lavorassi in comune andrei a fare un controllo generale dalla A alla Z su tutto quello che può essere illuminazione, cioè su dove effettivamente queste aziende possono lavorare. Perché togliere al comune di Roncadelle, dopo aver invece detto per voi sarà un valore aggiunto il nostro Enos Shopping, e invece si ritrovano 500.000 in meno dal grande gruppo IKEA Onlus, questo mi dà molto fastidio. Ecco, per rispondere, la aveva detto qualche anno fa di evitare. Per rispondere a cosa stiamo facendo in Parlamento. Per rispondere a cosa stiamo facendo in Parlamento, chiarito che qui non è un problema di nuove leggi, ma di rispetto di quelle che ci sono, quindi non c'è bisogno di nulla. Però stiamo affrontando proprio nella Commissione Industria, Commercio e Turismo in Senato una proposta di legge, tra l'altro di iniziativa della maggioranza, proprio sul tema dell'elusione fiscale, che è un tema enorme. Ed è per questo che io richiamavo tutti i cittadini a un consumo più critico, perché le alternative ci sono. Le alternative ci sono per acquistare in maniera locale o comunque da soggetti che pagano regolarmente le tasse, non sfruttano i lavoratori, non rovinano l'ambiente. Quindi le alternative ci sono, non sono certamente i centri commerciali. Beh, se posso dire una cosa, giusto una cosa, che mi ha colpito molto della presentazione di Salderini, è l'atteggiamento che in parte di cui ero conoscenza, è l'atteggiamento di IMS, IMS Parma, IMS Brescia e Parma. Ok. Per cui io, cioè, così al momento ho pensato che una cosa che si potrebbe fare è incontrare gli altri funzionari di IMS, riuscire a stabilire un incontro con loro per avere delle spiegazioni in merito. C'è un piccolo dettaglio che io non ho detto perché il tempo stringe. In realtà noi come azienda, piuttosto che commettere un illecito licenziando il personale contro legge, oggi è pacifico e sarebbe stato un licenziamento contro legge, 3 sentenze e la risposta del Ministero, abbiamo scelto di farci fatturare dal centro commerciale una penale di 1.070.000 euro. Ripeto, il centro commerciale ci ha debitato una penale di 1.000.000 euro perché non abbiamo licenziato il personale, 5 persone. E non contenti, l'hanno anche eseguita con un decreto ingiuntivo. Potete ben immaginare, per un'azienda di medio-piccole dimensioni che opera senza affidamenti bancari o con limitati affidamenti bancari, l'esecuzione della penale che, non dico sia come suo fatturato, noi facciamo 4 milioni circa di fatturato, una penale di quel genere, che tipo di conseguenze può portare sia nelle relazioni con gli istituti bancari con cui opera che nei confronti dei propri fornitori, che spesso sono assicurati dalle varie assicurazioni sui crediti. Devastanti, l'azienda ce l'hanno uccisa in quel momento, e io mi aspettavo che la procura intervenisse, perché onestamente, se io andassi da un privato cittadino e gli dicessi ti tiro secca tua moglie, la casa o te stesso finanziariamente, economicamente, se non commetti un atto illecito, io sono convinto che sarei portato di fronte all'autorità giudiziaria e dovrei rispondere quantomeno del reato di tentata estorsione, quantomeno io, Francesco Saldarini. Io mi aspettavo che quello che è successo alla nostra società, cioè l'esecuzione e la fatturazione penale, perché non ho
fatto un atto contro legge, potesse essere valutata dalla magistratura, che tutt'oggi può agire nell'indipendenza che le compete. 1.070.000. Io copia di questa penale l'ho mandata al dottor Bertoni della DPL di Parma, presidente, che me l'ha chiesta per informarsi, per capire il meccanismo. Forse ci sono in corso accertamenti di cui io non sono a conoscenza. Beh, mi auguro veramente che un giorno mi possa svegliare e leggere sui giornali che questi accertamenti hanno accertato quelli che io ritengo essere dei gravissimi illeciti, e quale per esempio coercizione di licenziamenti illeciti imposti agli affittuari, che chiaramente non possono permettersi di rischiare penali così grosse. La verità è che l'azienda me l'ha tirata secca, per cui non avendo più nulla da perdere ho detto va bene, litighiamoci anche 1.000.000 euro. Dopo 2 anni il giudice ha detto che la penale era nulla in quanto conseguenza di una previsione illecita e con ciò nulla, cioè licenziamento dei dipendenti, però sono passati 2 anni e nel frattempo l'azienda me l'ha tirata secca. È giusto? Bene. Se non ci sono altre domande, direi che possiamo chiudere qui. Insomma, le cose ne abbiamo dette parecchie, credo che quel faro che facesse così, eliminasse le ombre, l'abbiamo acceso bene. Credo che le informazioni siano venute fuori, siano assolutamente utili e rimarranno un po' nella memoria della rete, visto che siamo andati anche in diretta streaming e dalla rete certamente questo video non verrà tolto, quindi sarà a disposizione di chiunque voglia rivederlo e capire come stanno le cose. La nostra parte spero l'abbiamo fatta al meglio a diversi livelli e speriamo che qualcosa si muova in modo molto concreto, magari con una certa celerità, perché credo che i tempi siano più che maturi. Sicuramente Claudio e tutti noi, il portavoce a Roma, la questione l'abbiamo inquadrata bene, e come facciamo per tutte le altre, non molleremo finché non arriverà a una conclusione positiva. Quindi grazie a tutti e buona prosecuzione di giornata.